Bene, passiamo adesso al compositore norvegese Grieg, di cui avevamo già visto il Peer Gynt quando abbiamo parlato della suite sinfonica. Adesso vediamo invece tanto la videobiografia e poi una danza norvegese. Allora, è un compositore che riscopre e rivaluta le tradizioni del suo paese, appunto la Norvegia, e riprende melodie, canti, ritmi dal folklore popolare e fonda Oslo, che è una società musicale, una scuola nazionale. Ok, quindi in Russia abbiamo visto il gruppo dei cinque, in Norvegia Grieg. Nella sua musica del Peer Gynt sul dramma teatrale di Ibsen. Con questa musica divenne famoso in tutta Europa e fu talmente famoso che il governo norvegese gli assegnò una rendita vitalizia, cioè uno stipendio a vita, così lui si dedicò totalmente alla composizione senza doversi preoccupare economicamente. Ascolteremo uno dei pezzi lirici per pianoforte. Ne parliamo dopo, cominciamo a vedere la videobiografia. Bene, passiamo adesso al videoascolto di questa danza norvegese. Si ispira a vecchi
a una raccolta di vecchi canti tradizionali di montagna. Queste danze hanno una struttura tipica delle danze bipartite, cioè c'è il tema A e il tema B, ok? Con cose che ormai voi conoscete, no? Troviamo nel tema A delle frasi musicali tranquille e serene, allegretto, tranquillo e grazioso, ma nella parte B centrale un allegro molto, la melodia diventa cupa e vorticosa. Poi dice che praticamente c'è un grosso contrasto, non c'è solo nel disegno melodico, ma nella linea, nelle diverse altezze sonore e anche nell'intensità e nella dinamica. L'intensità, ricordiamocelo, e la dinamica riguardano forte, piano, crescendo e diminuendo. I legni, in particolare l'oboe, sono i protagonisti, ma adesso si affiancano gli ottoni, soprattutto i corni e poi gli archi. Allora, cosa dice qua? Nel periodo delle scuole nazionali, le danze e i canti diventano una fonte inesauribile a cui attingere, perché queste melodie potevano essere utilizzate, riutilizzate, inserite nei contesti colti, nelle sinfonie, nei concerti, oppure veniva ridata totalmente nuova vita con l'apporto degli strumenti dell'orchestra. E qua, appunto, come vi avevo detto, è proprio il sistema in cui questi compositori nazionalistici utilizzano queste melodie popolari tipiche dei loro paesi. Vediamo il video ascolto. Bene ragazzi, vi
do appuntamento a un nuovo video. Ciao!